Appassionati di gossip e TV, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di Amici. È andata in onda la prima puntata e si è formata la classe della scuola più famosa d'Italia. Pronti via e nei banchi sono seduti volti famosi. Per citarne alcuni, Gerry Scotti, Raul Bova, Filippo Magnini, Eleonora Bagnato e Roberto Baggio. Il meccanismo è lo stesso dello scorso anno, i candidati entrano uno alla volta, si esibiscono e i professori decidono se interrompere o meno la musica. Il primo allievo di Amici 21 è un cantante, Alex, ed è Gerry Scotti a consegnargli la maglia. Per la maglia assegnata da Giulia non c'è ancora un titolare, saranno due i ragazzi a fare lezione con Raimondo Todaro per una settimana. Decisione rimandata, la maglia rimane quindi tra le mani di Giulia. È la volta di Linus, banco di canto che va a Flasa. La prossima maglia verrà assegnata da Nino Frassica, che con la sua comicità surreale fa da padrino a Luigi, bocciato da Anna Pettinelli e salvato da Rudy Zerbi. Signore e signori, per il prossimo banco scende in campo Roberto Baggio, campione immenso ed assolutamente poco abituato alle ospitate in TV, il che rende ancora più eccezionale la sua presenza ad Amici per consegnare la maglia a Serena, vittima designata della Celentano per tutta la nuova edizione. Viene salvata da Todaro dopo essere stata definita questo elemento da Alessandra. LDA, rapper, figlio di Gigi D'Alessio e per questo già chiacchierato sui social, riceve la maglia dalle mani di Eleonora Bagnato. Carola è la prima allieva scelta da Alessandra Celentano a consegnarle la maglia Tommaso Paradiso. È la volta di Mirko, il ragazzo si commuove mentre Maria racconta la sua storia. Veronica Peparini lo boccia, ma viene salvato niente po' di meno che da Alessandra Celentano, non è cosa da tutti i giorni. La maestra ha un cuore e decide di dargli un mese di tempo per poter studiare all'interno della scuola. Maglia di canto consegnata dalle mani di Filippo Magnini in quelle di Albe, sarà allievo della Pettinelli. Stranamente, la coreografia in ricordo di Michele Merlo, recentemente scomparso, non ha aperto la puntata, ma è andata in onda a circa metà trasmissione. Grande commozione in studio per questo ex allievo. L'assegnazione dei banchi deve andare avanti. Banco di canto per Tommaso, scelto da Lorella Cuccarini e tenuto a battesimo da Alessio Sacara. La medaglia d'oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo, Ambra Sabatini, tiene a battesimo Inder, genere completamente nuovo ad Amici, Anna Pettinelli gli dà la maglia, con Rudy Zerbi che fa una smorfia di disappunto. Martin Castro Giovanni tiene a battesimo Giacomo, per lui niente maglia, ma una busta rossa. Rudy lo prende come sfidante, chi sfiderà? Inder ovviamente, la sua gola secca, che proprio non sono andate giù a Rudy Zerbi. Ultimo banco per il momento per Christian, ballerino, sarà un allievo di Raimondo Todaro. Per il momento è tutto, il resto della classe lo vedremo lunedì nel pomeridiano. Fatemi sapere cosa pensate dei nuovi allievi di Amici nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!